ti faccio fare un giro con me. Questa è la curva Roma, è la curva che mette a sul rettilineo del traguardo, le gomme sono calde, ecco, cominciamo a darci il gas. Qui si mettono tutte le sei marce a 16 o 17 mila giri, non ricordo, so che girano tantissimo queste moto, e si arriva nel curvone che si fa in sesta quelli bravi, io per sicurezza ne toglievo una il primo giro, poi l'ho fatto in sesta il secondo, e si arriva alla staccata dei cimini. Splendida, bisogna entrare dentro forte fidandosi e appoggiando sull'anteriore, si va quasi fuori, ecco qua siamo già in uscita, c'è un gran bello schiacciamento e si volta nella parte nuova questo curvone che si fa al massimo di gas per arrivare alla staccata Campagnano da seconda a destra. È leggermente lenta come curva, mette un po' in difficoltà perché si sta molto tempo col gas parzializzato senza poter aprire. Seconda, terza, e si arriva alla Sorate, eccola qui, curva da, dipende dal rapporto, per, con la Yamaha era una curva da prima, con la Honda Tenkate era una curva da seconda. Si arriva alla variante, a questa gica molto lenta, anche qui seconda secondo dei rapporti o prima, gas, seconda, terza, staccata per entrare in trincea da seconda. Si cerca di aprire il gas il più presto possibile, stando più a destra possibile. Curva da prima, molto lento, una grandissima piega, si riapre, prima la moto tende ad impennarsi, prima, seconda. Seconda nella S, si riscala seconda con i rapporti che avevo su questa moto, o terza con la Honda Tenkate, gas tutto aperto e si arriva di fronte al semaforo. Se sei primo hai vinto, se sei dietro guardi gli altri.